Buongiorno a tutti. In questa e nella prossima serie di video lezioni parleremo dell'argomento farmaci negli animali in allevamento. Sono Mauro Marmiroli e se segui questo canale ormai da tempo mi conosci. Soprattutto indipendentemente da chi sei, questa serie di presentazioni è per te se vuoi capirne di più su questo argomento. Non è per te se cerchi un video divertente e spensierato. Bene, sono passati già 10 secondi. Se hai capito che non è per te, ti ringrazio, ti saluto, ciao, ci vediamo in un'altra occasione. Ottimo, sono passati 15 secondi. Se hai stabilito che questo video, questa lezione e quelle che seguiranno sono per te, bene, allora mettiti comodo. Se vuoi capirne di più su questo complesso argomento. E parliamo di farmaci negli animali in allevamento, argomento molto d'attualità al giorno d'oggi. Perché è d'attualità? E soprattutto perché gli animali costituiscono parte dei nostri alimenti. Faccio due esempi molto semplici, quello della carne, che deriva da animali come bovini, suini, il pollame, i conigli, e il latte, tipicamente derivante dai ruminanti come il bovino e gli ovi caprini. E in modo particolare queste lezioni sono anche per il consumatore, ma addentriamoci su il perché seguire le prossime lezioni. Gli obiettivi sono molteplici. Innanzitutto serve per aumentare la vostra consapevolezza a vari livelli, migliorare la formazione di studenti, sia degli studi agrari, ma non soltanto gli studenti delle scuole specifiche, ma studenti di tutta Italia. Migliorare la consapevolezza dell'allevatore, il quale è l'osa, è il produttore di alimenti, e quindi deve sapere quello che è il suo ruolo sociale. E anche avere un sistema di confronto con altre categorie professionali, non solo quelle veterinarie, ma anche i nutrizionisti, i tecnici del settore vacca da latte e del settore dairying in generale, proprio per avere un aumento della consapevolezza di cosa significa parlare di farmaci negli allevamenti e nel loro utilizzo negli animali. Un altro perché? Perché seguire le nostre prossime lezioni. Ho scritto nostre prossime lezioni perché esistono tante altre risorse online che parlano di farmaco. Qua vi ho messo alcune immagini di alcuni corsi che ho seguito online. Gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad esempio quello delle Venezia, ha fatto negli ultimi anni dei corsi, dalla scelta dell'impiego consapevole del farmaco nell'allevamento bovino. Il Ministero, sul sito della ricetta elettronica veterinaria, ha delle tutorial, ha dei video che spiegano sommariamente come si gestisce la ricettazione. La Regione Emilia-Romagna ha fatto dei corsi online, dei webinar per l'impiego del farmaco. Qual è stato ad oggi, al 2021, il problema di tutte queste altre risorse presenti online? Qui ve ne elenco alcune di questi problemi. Queste risorse, questi corsi di formazione sono spesso riservati ai medici veterinari o a una cerchia ristretta di professionisti. Sono lezioni molto tecniche che si addentrano negli argomenti in maniera molto specifica e quindi non sono alla portata di tutti. Non sempre sono disponibili, infatti molti di questi corsi sono per un periodo limitato di tempo, poi scompaiono dalle piattaforme di online. Molte volte sono incomplete, cioè ognuna di queste tratta piccole parti del complesso argomento sul farmaco. E spesso e volentieri i risvolti pratici di queste lezioni presenti online sono molto limitati e non aiutano l'utente finale ad attivarsi in maniera pratica e utile nel complesso mondo della gestione del farmaco. Quindi, per chi abbiamo realizzato queste serie di lezioni, video lezioni? Innanzitutto per il consumatore, perché noi vogliamo che il consumatore sia informato di quello che va a finire nel piatto. Spesso e volentieri non ci ricordiamo che anche soltanto all'interno del cioccolato c'è una componente di latte e quindi tutti noi che consumiamo cioccolato, ad esempio, per farne un esempio, siamo sottoposti a quello che è il consumo di derrate alimentari di origine animale, anche vegetale, certo.
Ma andando a prendere un cappuccio al bar, chiaramente il latte è il rappresentante fondamentale dell'industria. Ma non solo questo, il formaggio. Io vivo nella zona del Parmigiano Reggiano, per cui per me parlare di latticini è una normalità quotidiana. Quindi vogliamo che il consumatore sia consapevole di cosa c'è dietro. Non lo scandalismo giornalistico dell'impiego degli ormoni, del farmaco, degli antibiotici, bensì cosa c'è di sano dietro il consumo del farmaco in allevamento ai favori della salute dell'animale e non soltanto, ma anche dell'uomo, della cosiddetta One Health, l'unica salute. E più, chiaramente, la serie di video lezioni, di cui questa è la presentazione iniziale, servirà per colloquiare con gli allevatori, i cosiddetti OSA, operatori del settore alimentare. In prima persona mi sento responsabile di quella che è la formazione dei clienti del Centro Veterinario San Martino, ma non solo. In tutti questi anni, con altri colleghi veterinari e liberi professionisti, abbiamo stabilito quanto è importante comunicare alla nostra clientela le giuste e corrette basi di impiego del farmaco. Queste lezioni sono anche rivolte ad altri professionisti, non veterinari, i quali tutti i giorni si trovano a dover maneggiare una materia molto difficile come quella del farmaco. E tante altre persone ancora, anche persone disoccupate che magari in questo periodo della loro vita dovranno cambiare lavoro e dovranno dedicarsi a un'attività connessa all'agricoltura e all'allevamento e stanno ricercando una formazione specifica che li aiuti a avere una maggiore consapevolezza. Di cosa tratteremo quindi in questa serie di corsi? Tratteremo di vari aspetti e li divideremo in tante piccole lezioni proprio per renderle più semplici e più comprensibili. Alcuni aspetti riguarderanno la sicurezza alimentare, altri approfondimenti su quello che è l'impiego del farmaco in allevamento, o meglio, come si fa l'approvvigionamento del farmaco, i canali della ricetta elettronica, della registrazione elettronica tramite delle app o tramite dei software ministeriali, proprio per garantire la tracciabilità e tanto altro ancora, anche degli aspetti di tipo pratico su come somministrare i farmaci, ad esempio, agli animali. Tutto questo darà una grande mole di materiale di grande valore che aiuterà tutti a fare il punto della situazione. Dove faremo queste lezioni? Probabilmente le distribuiremo sui canali social, come ad esempio YouTube, o anche Facebook o Instagram, chissà, vedremo quello che sarà il prossimo futuro. E saranno fatte da video lezioni di vario modello. Questa è una presentazione in PowerPoint, ma vedremo anche lezioni in campo, lezioni alla lavagna, lezioni in allevamento, registrazioni da tablet in modo da farvi vedere i software applicativi, registrazioni da PC, registrazioni da smartphone e altro. Ma tutto questo dovrà essere facilmente fruibile. Qui vedete una mia immagine, uno screenshot che ho fatto di un video che ha avuto un grande successo nel 2018, quindi parliamo di quasi 3 anni fa, al momento in cui sto registrando. E vedete i like, le persone ormai sono molto coinvolte all'interno di questi argomenti. Quando li pubblicheremo? L'obiettivo è quello di pubblicarli nel corso del 2021, secondo un piano editoriale da definire, quindi non vi faccio delle promesse di tempistiche, ma sicuramente grazie alle vostre richieste, alla vostra interazione, riuscirò a darvi ulteriori date e informazioni in tempi rapidi. Come dovete rimanere aggiornati su questi temi? Ve lo chiedo semplicemente, ve l'ho chiesto altre volte, iscrivendovi al canale e attivando le notifiche, anche perché non so se i singoli video li lascerò online costantemente oppure li metterò e poi li toglierò, li lascerò in privato e quindi potrete accedere soltanto se avete ricevuto la notifica e se vi siete salvati il link del video. Quindi mi raccomando, quando vi arriveranno le notifiche, cercate di vedere i video subito, anche perché saranno inseriti in una playlist, tale per cui se perdete alcuni video e non li seguite in ordine cronologico, perderete dei pezzi importanti del discorso. Ora, attenzione, delle raccomandazioni fondamentali. Innanzitutto, raccomandazione per gli allevatori. Non mi stancherò mai di dirlo. Fate sempre riferimento alla normativa vigente in questo momento e ai vostri veterinari di fiducia, liberi professionisti privati e anche professionisti del Servizio Sanitario Nazionale.
E lo ripeto la seconda volta, fate sempre riferimento alla normativa e ai vostri veterinari di fiducia, liberi professionisti e i colleghi veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? Perché sono loro che sono i depositari della conoscenza e sono loro a cui dovete fare riferimento per migliorare la vostra situazione aziendale. Le informazioni dei prossimi video, infatti, potrebbero anche essere incomplete e quindi, in virtù del tempo che cambia e della normativa che cambia, non ci assumiamo come Centro Veterinario San Martino alcuna assunzione di responsabilità. Cioè non ci consideriamo responsabili delle informazioni che diamo in questi video, perché in questi video vogliamo stimolare il colloquio, il dialogo e darvi delle tutorial pratici e utili per poter agire. Quindi sono video di cultura generale e proprio per questo dovrete utilizzarli, ma dovete sempre fare riferimento alla normativa vigente, cambiante mese per mese, e ai vostri veterinari di fiducia. Fatte le raccomandazioni, ecco ora alcune regole. Dovete, prima regola, vedere e ascoltare i video in ordine. L'ho già detto prima, avete un titolo XXXX 001, un altro titolo 002, un altro titolo 003. Significa che questi titoli e questi argomenti sono stati trattati in ordine e quindi se per caso accedete a un video già con una cronologia molto avanzata dovete cercare di ritornare indietro e avere ben chiari i concetti degli altri video. Poi potete fare le domande in modo chiaro sulla chat di YouTube. Non contattatevi direttamente, usate la chat in modo tale che le vostre domande diventino domande per tutta la community e io cercherò di darvi le risposte. Soprattutto, un'altra regola è di prendervi sempre il tempo necessario per vedere tutto il video. Quindi, se sei arrivato fin qui, a questo momento della presentazione, molto bene. Complimenti, sei uno dei più affezionati che seguono il canale e sai quante cose importanti io ti posso spiegare. Ora passiamo a quelli che saranno i primi temi, cioè l'uso degli antibiotici in allevamento e il loro impatto sulla salute del consumatore, l'antibiotico resistenza attualizzata al giorno d'oggi e quali cambiamenti ci aspettiamo nel corso del prossimo 2021. Per il momento vi ringrazio di aver visto il video fino a qua, condividete questo video tramite i canali social, rendete partecipi persone vicine a voi di quanto importante sarà il nostro prossimo progetto, mettete un like e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!